Leo Manoli di Padova si muove. Padova si muove è questa nuova realtà, diciamo, nata assieme a tutti dalla collaborazione di tutti i comitati dei vari quartieri di Padova che sono nati in questi giorni per chiedere la modifica, insomma, del trasporto pubblico, perché così come è stato modificato, insomma, crea disagi ai cittadini. Certo, non è solo. È questo, ma non solo questo. Noi ci siamo riuniti in un comitato che si chiama Padova Si Muove, che raccoglie i vari comitati cittadini scontenti di questo nuovo assetto del trasporto pubblico, associazioni ambientaliste e lavoratori anche di APS che si vedranno stravolta la loro vita a causa del cambio di orario di lavoro. Ma oltre a questo, noi siamo qui per rilanciare una richiesta forte all'amministrazione pubblica che riveda le politiche sul trasporto pubblico. Un trasporto pubblico che in una città come Padova è praticamente impraticabile perché abbiamo una velocità commerciale che è fra le più basse del Veneto, abbiamo un tasso di inquinamento, e questo si ricollega al discorso del trasporto pubblico, di PM10 che è più alto nel Veneto. Non abbiamo avuto risposte, a seguito anche dell'assemblea che abbiamo fatto un paio di settimane fa in comune sulle problematiche che poniamo. Noi vogliamo, al di là poi delle specifiche problematiche di ogni quartiere, rilanciare fortemente una richiesta di un trasporto pubblico vero, efficiente e di qualità. A questo noi come risposta riceviamo dall'amministrazione comunale uno stravolgimento delle linee con un aumento a gennaio del costo del biglietto a 1,50 euro. Tutto questo non ci va bene. Noi chiediamo un incontro pubblico col sindaco su cui confrontarci su questo. Noi abbiamo delle proposte precise e vogliamo delle risposte precise. Se questo non avviene, noi coordineremo un sit-in, una manifestazione, vediamo, e consegneremo le migliaia e migliaia di firme raccolte in tutti i quartieri. Questo fine settimana saremo presenti in quasi tutti i quartieri di Padova, davanti alle scuole, davanti a Bus Italia, eccetera, per raccogliere ulteriori firme e per far conoscere la nostra posizione.